fideo me. Era segnato, ma pechi laggiù, vivi a vedere ciò, per il tante tu, non sarebbe al mondo, mi piaccia o non mi piaccia, nessuno pesca lui, dicendo buona caccia, dando una canoa, pesce fritte, ma dice fritte tu, quando al tempo sacco tu, e ti sono la canetta, la violetta che sta guardando. L'hanno chiuso, sono crollate le scale. Tu pensa che mio nonno si calava con le corde in questo burrone qui sotto. E qui sotto ci sta, dei ragazzi hanno visto che sono delle grosse tipo quelle di Fasatti. C'è anche un passaggio là dentro, che da dentro all'eremo su proprio risbuca e risbuca tutto il sentiero. Papà l'ha fatto una volta, io però mai ho fatto favolato perché lo piccolo. E poi c'era in realtà una strada che calava da San Marco, che questi, c'è una strada che arrivava all'eremo da San Marco, qui è crollata. Oltre quell'albero c'era la strada. Era il sentiero degli Anacoretti. Ecco, il sentiero degli Anacoretti. Canta con noi, batti le mani, alzare in alto, muovi il ritmo del canto, stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così. Il tuo spirito lo sentiamo in mezzo a noi e perciò possiamo credere che ogni cosa può cambiare. Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti perché siamo responsabili della vita intorno a noi. Canta con noi, batti le mani, alzale in alto, muovi il ritmo del canto, stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così. Batti le mani, alzale in alto, muovi il ritmo del canto, stringi la mano del tuo vicino e scoprirai che è meno duro il cammino così. Okay, grazie Andrea intanto.